considerare i bisogni e le necessità delle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale e che patiscono le conseguenze della crisi economica. Cercare di camminare con il passo dell'ultimo, questo è un po' il senso di Abruzzo Include, l'ultimo bando che abbiamo fatto come Regione Abruzzo per dare una mano attraverso il lavoro alle fasce più deboli. Il lavoro diventa veramente una chiave di lettura, uno strumento importante per poter uscire dall'esclusione, quindi poter essere rinclusi, reinclusi nella comunità. Con questo obiettivo la Regione Abruzzo ha promosso il bando Abruzzo Inclusivo, inserito nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo. L'intervento prevede la possibilità di offrire tirocini lavorativi in aziende pubbliche e private a soggetti svantaggiati over 45, a donne vittime di violenza, persone uscite dalle dipendenze, ex detenuti, immigrati senza fissa dimora e cittadini in situazioni di povertà certificata. Un'opportunità colta da moltissime amministrazioni, come il Comune di Francavilla. Questo grande progetto, grande sia dal punto di vista dei contenuti, ma soprattutto finanziariamente, perché abbiamo avuto 400.000 euro a fondo perduto dalla Regione. Abbiamo intercettato 70 utenti nei tre ambiti. Di questi 70, 8 sono stati assunti, 4 a tempo determinato e 4 a tempo indeterminato, 10 sono stati prorogati dalle aziende con tirocini ulteriori e 5 sono stati inseriti in un percorso di borsa lavoro, quindi comunque intercettati in un percorso di inclusione. Gli ottimi risultati che hanno accompagnato il progetto di Francavilla hanno avuto analogo riscontro nel programma ALI, acquisizione di competenze lavorative per l'inclusione sociale, che ha visto protagonisti il Comune di Pescara, l'Agenzia Focus e un ampio partenariato pubblico-privato. Solo queste persone sono state inserite, hanno potuto fare dei tirocini formativi, ma sono stati seguiti individualmente con un discorso proprio in tutto il percorso di inserimento nel tirocinio, nella parte iniziale dell'orientamento eccetera. E la conclusione, diciamo, di questi 90 tirocini sono stati che 16 di queste persone hanno avuto la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato da parte delle aziende dove le avevamo inserite. Non c'è inclusione sociale senza lavoro e che il recupero di un lavoro coincida con la ripresa della propria vita sono in tanti a poterlo testimoniare, a cominciare da Antonio Fosco, uno dei beneficiari del bando. Avevo all'epoca 60 anni e molto duro trovare un lavoro alla mia età, rimettermi in concorrenza, perché è molto molto difficile oggi come oggi. Ci sono riuscito tramite la Regione e ho avuto questa grande opportunità di andare avanti.